problemi di storiografia complicati da soli, perché sanno che sono insieme, perché dietro c'è l'insegnante, perché hanno comunque un percorso e in questo sono guidati costantemente. Il metodo consente di personalizzare i percorsi, di adeguarli. Se io voglio farli lavorare sull'eccellenza posso proporre problemi altamente sfidanti. Se voglio invece creare gruppi eterogenei, posso in qualche modo includere e far arrivare tutti allo stesso percorso. La valutazione non è meramente una misurazione del hai fatto 10 crocette giuste, bene, allora quindi io ti do, ma è ovviamente frutto di un percorso dove anche il singolo può mettere in evidenza determinate proprie capacità. E deve tenere conto ovviamente di un fenomeno complesso, che è quello dell'individuo che in qualche modo si muove in questo senso. Siamo arrivati a questo finalmente, direte voi, al Project Work. Il Project Work è nato quest'anno perché appunto, come diceva Manuela prima, siamo arrivati a questa esperienza con un'esperienza di lavoro fatta per l'Università di Firenze, cercando di lavorare in modo interdisciplinare. In qualche modo noi lavoriamo molto bene insieme, nel senso che nonostante abbiamo delle materie non affini, però lavoriamo molto bene insieme e abbiamo cercato anche di trovare qualche cosa per questo lavoro che ci consentisse di lavorare sui dati, perché l'obiettivo era quello ovviamente competenza digitale e ovviamente questo grosso problema del fatto che talvolta i dati possono anche mentire. Abbiamo cercato di individuare uno scenario in cui ambientare questi aspetti e lo scenario che ci siamo costruite è uno scenario legato alla storia che stiamo facendo quest'anno, quindi la storia della riforma protestante, della controriforma. Abbiamo legato la disciplina di statistica, abbiamo inserito anche in parte il diritto, perché ci sono degli aspetti di diritto, e appunto in uno scenario che ci consente di guardare a una parte della storia complessissima come quella della riforma protestante e della controriforma, per cercare di andare a capire come talvolta dati e archivi possono tacere o possono in qualche modo illuminare su dei percorsi che la storia ha compiuto. In più ci interessava anche un po' questo metodo che ha utilizzato, no? Il periodo della controriforma, cioè il metodo inquisitorio, far capire anche questo aspetto, qui c'entra il diritto, il processo inquisitorio che aveva delle dinamiche un po' diverse rispetto a quello che è il processo di oggi. Quindi ci interessava coniugare il metodo scientifico della ricerca scientifica con i dati statistici e ci interessava anche invece mettere insieme l'aspetto del metodo dello storico, quindi capire come può lavorare uno storico. L'obiettivo era in questo caso appunto interpretare criticamente un fenomeno in un periodo storico partendo da delle fonti, da dei dati numerici e cercando di aiutare i ragazzi a capire come talvolta la storia può essere manipolata. Opportunamente occultata, opportunamente manipolata per ovviamente dei fini e cercare di far capire loro come se la storia viene manipolata ovviamente le conseguenze possono essere negative. Quindi sapersi porre di fronte ad un problema con un atteggiamento critico e soprattutto utilizzare in modo collaborativo, un lavoro collaborativo per costruire anche un percorso. Il nostro percorso non si è però fermato né alla storia, né alla statistica, né al diritto, perché abbiamo voluto andare anche oltre. Nel senso che nel momento in cui io mi metto di fronte ad un problema, cerco di capirlo, cerco di comprenderlo, cerco di analizzarlo, cerco di applicare un metodo, poi questo metodo mi può servire anche nella vita, quindi quasi una preparazione a quello che è poi l'affrontare la complessità della vita. Quindi siamo arrivati ad un ultimo punto che è la dimensione etica, per cercare di far capire ai ragazzi che nel momento in cui io devo fare una scelta, se faccio una scelta consapevole, le cose possono profondamente cambiare. Quindi il punto d'arrivo per il nostro Project Work è superare la storia, superare la statistica, superare il diritto ed arrivare all'etica aiutando i ragazzi a fare scelte consapevoli.
e facendo capire loro che spesso è possibile arrivare a delle scelte consapevoli. Abbiamo istituito un vero e proprio processo, quindi una fase istruttoria da cui siamo partiti, quello che vedete colorato in viola appartiene all'ambito della storia, quello che è colorato in rosso appartiene all'ambito digitale, perché non dimentichiamo che comunque per noi la competenza digitale era fondamentale, e quello che vedete colorato in verde invece normalmente sono le parti sviluppate dall'ambito statistico-matematico. Ovviamente ci interessava calarci in una dimensione che era quella appunto del periodo della riforma e della controriforma, cercare di capire che è un fenomeno complesso anche proprio a livello lessicale, qualcuno parla di riforma, qualcuno parla di controriforma, capire le differenze a seconda delle scuole di pensiero, delle storiografie, e sapere utilizzare ovviamente degli strumenti digitali atti alla ricerca, sapere utilizzare degli strumenti statistici, perché nel momento in cui io ho dei dati, poi di questi dati che cosa me ne faccio? Devo imparare in questo caso a raccoglierli e poi devo anche rappresentarli, quindi Francesca ha lavorato proprio sulla rappresentazione, la modellizzazione grafica dei dati raccolti, e poi ovviamente saperne capire, saperle anche in qualche modo studiare, quindi indicizzare in questo caso i risultati ottenuti, e quindi saper utilizzare tecnologie digitali adeguate per fare questo. Nella fase dell'istruttoria ovviamente è stato necessario ricostruire il contesto, quindi il contesto in qualche modo partiva proprio dall'idea dei 500 anni di Lutero, quindi in questo caso ricostruire attraverso una sorta di lente di ingrandimento che poi abbiamo posto sul personaggio. Capita non a caso in un momento particolare della storia e quindi inquadrare il periodo e gli avvenimenti salienti. Per quanto riguarda la statistica, gli elementi di base, quindi l'indagine statistica nelle sue origini, i dati, le tabelle, i grafici, il lessico, dare proprio le basi di lessico, come usare ovviamente poi i dati statistici, quindi Francesca ha parlato di media, di moda, media mediana, e il metodo scientifico e il metodo dello storico per far comprendere loro che in qualche modo si deve andare a fondo dei problemi e utilizzare determinati parametri per poter arrivare a dei risultati. Abbiamo quindi inquadrato il personaggio, siamo anche qui partiti da video su Lutero, in questo caso appunto un video che ci raccontava non solo la fase della storia ma anche molti aspetti psicologici del personaggio. I ragazzi sono rimasti particolarmente affascinati dal personaggio perché in qualche modo gli hanno fatto un po' la psicopatologia, loro studiano psicologia, quindi lo hanno immediatamente inquadrato, ne hanno immediatamente messo in evidenza le nevrosi, i problemi, le turbe affettive, i problemi ovviamente legati a questa famiglia, a questo padre, al contesto religioso, questa ossessione religiosa, lo spavento provocato dal fulmine del temporale, che in qualche modo conversione religiosa immediata, quindi una sorta di ossessione di Lutero nei confronti della fede. E appunto abbiamo messo in evidenza con una linea del tempo, qui hanno utilizzato Tiki Toki per mettere in evidenza tutti i vari fatti, quindi una linea che in qualche modo ricostruisse il contesto storico e calasse il personaggio Lutero nel contesto. Il personaggio di Lutero in qualche modo è stato immediatamente spostato 500 anni dopo, nel senso che nel momento in cui quest'anno capitava l'anniversario, lo scorso anno capitava l'anniversario, in questo caso della pubblicazione delle 95 tesi, ai ragazzi è stato in qualche modo chiesto di realizzare una campagna social in cui attraverso tutti gli strumenti digitali possibili e immaginabili a loro noti promuovessero l'evento, quindi la realizzazione della copertina delle 95 tesi, poi ovviamente i profili social di Lutero. Loro quindi hanno dovuto capire ovviamente chi erano i suoi amici, quindi c'era questa chat molto bella con Melantone, Munzer, Carlo Stadio, dove ovviamente hanno preso anche alcuni spunti dalla politica, quindi c'era Munzer
perché viene visto troppo estremo, quindi viene eliminato immediatamente dalla chat e stromesso dal gruppo perché aveva delle posizioni eccessivamente estreme. Quindi loro, leggendo appunto il loro presente, poi hanno detto: ma guarda, forse qualche cosa, qualche affinità in qualche modo la ritroviamo. E in questo caso appunto hanno ricostruito i profili social, Instagram, Facebook, Twitter con i vari messaggi. Un altro gruppo invece ha appunto affascinato dalla psicopatologia di Lutero, confrontandosi con una docente di psicologia, ha realizzato concretamente, hanno proprio portato la cartella, una sorta di cartellina con il verbale delle sedute di colloquio con il personaggio Lutero, appunto con la relazione del terapeuta. Un altro gruppo invece, basandosi proprio sui contenuti, sui discorsi di Lutero, sul materiale che avevano in qualche modo ricercato, hanno raccolto una serie di frasi, di aforismi, ovviamente non a caso, su alcune parole chiave importanti, in particolare il tema del sacerdozio, il tema del matrimonio, il tema della fede, il tema dell'eresia, tutta una serie di parole chiave guidate che in qualche modo erano emerse durante il lavoro di ricerca. E in questo caso appunto poi un'intervista al personaggio in cui si inquadrasse motivo che lo aveva spinto a realizzare le 95 tesi. Qui c'è ad esempio il verbale delle sedute, questo carattere grafico è appositamente scelto dagli allievi, anche se effettivamente non è molto leggibile, non è molto comprensibile, ma loro lo hanno adottato apposta perché appunto secondo la grafica del tempo rappresentava bene l'appunto preso con la penna con il calamaio, e appunto nell'appunto delle sedute si può leggere: mi si mostra subito diffidente e sfiduciato, mi confida immediatamente che non crede che il nostro lavoro insieme potrà essergli utile, mi racconta dei rapporti difficili con la famiglia, quindi tutti gli appunti. Il modello è tratto da Erickson, non l'hanno improvvisato, non l'hanno inventato, quindi la docente di psicologia in qualche modo gli ha fornito il materiale tratto da Erickson per appunto i verbali delle sedute. Nell'altro invece vedete la pagina social di Lutero, il profilo di Martin Lutero, con appunto la chat e l'estromissione, i messaggi Instagram e la chat dell'estromissione del personaggio. L'altra parte invece è la parte che ha riguardato la statistica, quindi nella fase istruttoria l'indagine statistica è ovviamente improntata su quella che è la serie di dati che noi in qualche modo abbiamo raccolto in storia, e a questo punto come realizzare un'indagine statistica. In particolare agli allievi è stato chiesto di costruire un'infografica che rappresentasse in modo adeguato i risultati ottenuti. E poi, come appunto Francesca diceva, la visione del video con la statistica descrittiva, quindi una parte di introduzione, una parte legata alla descrizione e alla rappresentazione dei dati. E in questo caso appunto quanto era stato realizzato con il confronto con il video. Il libro guida per Francesca era appunto questo libro di Mentire con le statistiche, che dà tutta una serie di esempi abbastanza importanti, abbastanza interessanti, che possono guidare appunto nel lavoro di ricerca. Ovviamente per lei c'è stato tutto il complesso lavoro della rappresentazione, perché ovviamente dalla statistica descrittiva, ovviamente come rappresentare, quindi il livello di lettura delle tabelle, quindi cercare di far capire agli allievi se era un'elaborazione, se era invece il frutto di una sola osservazione, e la rappresentazione grafica più adatta a quale poteva essere, diversi tipi di grafici, quindi ovviamente la leggibilità, ha fatto tutto un lavoro legato a questo aspetto, e ovviamente quegli aspetti ciascuna tipologia di grafico poteva mettere in evidenza. Anche qui una mappa che li epilogasse, che facesse in qualche modo percepire agli allievi di aver fatto un percorso in cui avevano studiato e avevano imparato anche a comprendere quali potevano essere gli strumenti di rappresentazione più adatti. L'altro livello è quello appunto di ragionare su media, moda e mediana,
e in questo caso appunto di determinare gli indici di variazione e ovviamente cercare di individuare quale fosse quello che meglio rispondesse alla domanda che era proposta. Anche in questo caso è stato utilizzato il forum per la condivisione, per il confronto della classe e sempre in questo caso sempre con il supporto del testo di Mentire con le statistiche. Nella fase istruttoria è stato secondo noi anche fondamentale, abbiamo dovuto farlo, costruire un glossario, perché sia per la storia sia per la statistica è un lessico molto complesso ed è anche un lessico molto specifico. Quando loro leggevano ma qui parla di controriforma, ma qui parla di riforma cattolica, allora che differenza c'è? Quindi è stato indispensabile in qualche modo creare una sorta di glossario, uno per l'area umanistica, uno per l'area, abbiamo scritto due volte umanistica, in realtà e per l'area scientifica, dove appunto le parole hanno un loro significato e ovviamente non sono le uniche che abbiamo messo in glossario. Nella fase successiva, nella fase 2, siamo arrivati a quella che noi abbiamo chiamato la fase del processo. Cioè, in questo caso, una volta che noi abbiamo letto il contesto, abbiamo in qualche modo inquadrato, abbiamo cercato di capire ma che cosa è accaduto a questi fatti e a questi personaggi, che cosa ha in qualche modo portato a eventualmente una manipolazione, come è avvenuta questa manipolazione. Quindi qui è stato richiesto di confrontarsi e di fronte a un problema ovviamente di mettere in atto delle strategie di problem solving dove era necessario e ovviamente saper gestire anche quello che è l'aspetto del digitale, di storia, ovviamente l'aspetto storiografico e ovviamente di statistica, il metodo scientifico, quindi gli aspetti legati proprio alla statistica. Siamo andati a lavorare quindi sulle fonti. Quindi si è fatto un vero e proprio laboratorio di storiografia, dove in questo caso si sono analizzati uno storico protestante, uno storico cattolico, e c'è anche uno sforzo nel capire le ragioni dell'uno e dell'altro. Quello che per uno poteva sembrare un dato veramente molto piccolo, un dato veramente poco significativo, per l'altra corrente invece poteva sembrare un dato enorme, no? Quindi anche capire che uno stesso dato può essere letto, può essere interpretato in modo completamente differente. Poi ovviamente costruire una serie di focus su personaggi importanti, i papi della Controriforma, ovviamente il Concilio di Trento, tutta una serie di tappe fondamentali che in qualche modo ci aiutavano a capire come questo approccio potesse essere stato modificato. E poi ovviamente l'indice dei libri proibiti, l'archivio in qualche modo che conteneva i verbali dei processi, segretato, limitato nel tempo, riaperto solo nel 1998, quindi tutta una serie di informazioni legate proprio a questo contesto storico. Per quanto riguarda invece la statistica, si è lavorato sul data literacy, quindi ovviamente come comunicare i dati in modo corretto ed efficace, e allora qui i dati della storia sono diventati l'oggetto dell'elaborazione grafica della rappresentazione. Come creare manipolazioni di dati, rappresentazioni di manipolati di dati, Francesco l'ha spiegato utilizzando il paradosso di Simpson, e in qualche modo appunto un esperimento che consentisse di capire come il metodo scientifico in realtà lavora e procede. Si è fatto appunto un laboratorio di storiografia in cui a gruppi gli allievi hanno lavorato su gli storici che dicevamo prima, hanno condiviso i materiali attraverso il Padlet e hanno in questo caso organizzato e sistematizzato le informazioni e i contenuti, hanno collegato il passato con il presente, quindi in questo caso hanno cercato di capire anche il contesto, quindi hanno fatto un lavoro di approfondimento sull'aspetto filosofico. Ho in classe un docente di sostegno che è docente di filosofia, quindi qualche cosa ha contribuito a in qualche modo ad approfondire
approfondire, legato ad Erasmo, legato a Guglielmo di Ockham, per cercare di far comprendere loro determinati meccanismi. Si è parlato ovviamente di ordini religiosi, quindi la differenza tra agostiniani, gesuiti, domenicani, francescani, che già un background lo avevano avendo affrontato Dante. Poi l'invenzione della stampa, cercando di capire come questa invenzione tecnologica, loro erano molto avvicinate ai sistemi tecnologici, abbia in modo esponenziale ampliato il fenomeno e la conoscenza e la diffusione delle idee ovviamente luterane. E poi abbiamo fatto un percorso legato all'arte della Controriforma. Curiosamente a Firenze c'era una mostra legata proprio a Palazzo Strozzi, legata all'immagine, alle rappresentazioni della Controriforma, ed è stato molto utile in qualche modo ripercorrere da alcuni cataloghi, da alcuni passaggi, come appunto l'arte rappresentasse il processo di Controriforma. Sul diritto si è lavorato in parte in collaborazione con la docente di diritto nel comprendere la differenza tra un processo inquisitorio e un processo accusatorio, quindi anche le varie fasi, le varie tappe, le figure, anche ovviamente la riflessione sulla tortura, e in questo caso ancora attiva adesso perché abbiamo lavorato, stiamo lavorando adesso su Beccaria, quindi stiamo riprendendo in parte queste informazioni. Grandi papi, grandi personaggi, quindi Paolo IV, Pietro Carafa, Pio V, le vittime illustri, Giordano Bruno, Galileo Galilei, i grandi inquisitori. È possibile anche un ulteriore collegamento a Dostoevskij, il grande inquisitore, quindi c'è spazio anche per poter, a seconda di quanto il contesto classe regge, per poter fare ulteriori approfondimenti. Dal passato al presente abbiamo cercato in qualche modo anche di capire come questa storia, se questa storia ha avuto delle ripercussioni, e quindi capire ad esempio che personaggi come il cardinale Ratzinger sono profondamente legati, no, al Sant'Uffizio, e in questo caso appunto alla Congregazione dei diritti per la fede. La riapertura degli archivi nel 1998, quindi il fatto dell'indice dei libri proibiti, che è durato fino a poco tempo fa, il Giubileo, che in qualche modo nel 2000 ha un po' riaperto, no, la questione legata a queste tematiche, che quindi non è una storia morta e sepolta, ha delle ripercussioni nel nostro presente anche abbastanza recente. Per l'incontro storia e statistica, una riflessione appunto di dati tratta da una serie di saggi di storia, in particolare abbiamo utilizzato il Prosperi con l'Inquisizione romana, che presentava tutta una serie di casi, di dati legati ad esempio allo studio e l'analisi tra quello che era l'Italia e quello che era la Spagna, che aveva una tradizione di inquisizione antecedente ma un po' diversa rispetto a quella che nasce per il momento della Controriforma. E poi andrà dal Colle appunto con uno specifico sull'inquisizione in Italia, con una serie di contenuti e di dati abbastanza importanti. Dopo aver appunto letto questi dati, come organizzarli con appunto la rappresentazione grafica e le tabelle, l'analisi dei dati. Il focus in qualche modo si è concentrato molto sull'aspetto delle vittime, quello che in qualche modo per una parte possono essere pochissime, per l'altra parte possono essere moltissime, quindi far capire come lo stesso numero può essere letto da due ottiche e da due prospettive completamente diverse. A seconda di chi legge i dati, ovviamente i dati possono essere presentati in modalità completamente diversa, anche se il dato non viene manipolato. Il paradosso di Simpson che dicevamo prima è il fatto che talvolta le statistiche possono essere ingannevoli. Francesca ha fatto capire loro che se io prendo un grafico e ne leggo solo una parte ma non ne leggo un'altra parte, ovviamente la mia rappresentazione è corretta ma è parziale, quindi anche questo è un aspetto interessante. A volte i ragazzi dicono vanno a caccia di bufale perché è una cosa sbagliata, in realtà non c'è sempre solo il problema della bufala, c'è anche il problema che io posso fortemente far vedere una cosa ma non farne vedere un'altra, quindi non ho cambiato, modificato i dati, ho semplicemente fatto un'omissione, e quindi questo in qualche modo può alterare il risultato o la percezione che noi abbiamo. Ovviamente il gruppo, dopo aver fatto questa
riflessione dopo aver fatto questo lavoro, deve presentare il prodotto sempre con un prodotto digitale, con un'app a scelta. È stato poi, questo è il punto di arrivo che vi dicevamo prima, al di là della storia e al di là della statistica, si è pensato di arrivare alla dimensione etica. Come arrivare alla dimensione etica? Nel senso di far capire agli allievi che a volte le scelte consapevoli si devono fare nella vita quotidianamente, non è una questione di storia, non è una questione di statistica, non è una questione di diritto. Quindi bisogna a volte imparare a scegliere, bisogna anche a volte imparare a sapere come scegliere, quindi sapersi documentare. Allora Francesca ha trovato questo percorso, quindi arrivare a porsi di fronte alle questioni, che siano di qualsiasi argomento, di qualsiasi natura noi vogliamo, in modo critico. E quindi questo hashtag atteggiamento critico, questo movimento chiedi le prove, Ask for Evidence, dove appunto è possibile chiedere alla comunità scientifica di spiegare, di dimostrare le prove che stanno alla base di alcune affermazioni scientifiche. Lei in qualche modo aveva in particolare lavorato sulla questione dei vaccini, no? Quindi questione molto dibattuta e molto controversa, no? A seconda di chi la interpreta e a seconda di chi la propone, se è uno scienziato oppure no, ognuno tira in qualche modo acqua al proprio mulino. Ma allora bisogna in qualche modo accontentarsi della occasione più convincente o della spiegazione più convincente, o è bene andare a fondo le questioni chiedendo l'evidenza scientifica delle questioni, quindi ragionando come ragionerebbe uno scienziato. E allora questa cosa li ha molto affascinati, perché l'idea che in qualche modo possono chiedere la dimostrazione o chiedere la prova di qualche cosa che non hanno ben chiaro, che non è in qualche modo spiegato, e quindi non accontentarsi della visione o dell'idea che qualcuno può dare loro di un fenomeno o di un contenuto, di un concetto. E questo in qualche modo mi abitua all'idea di essere cittadini consapevoli. A noi interessava non tanto avere soltanto degli studenti in qualche modo attivi, reattivi, con la competenza digitale, ma di farli crescere per essere dei cittadini consapevoli, perché i nostri studenti partono da un gap culturale, economico, sociale altissimo, e non hanno famiglie stimolanti, non hanno contesti stimolanti. Quindi come fare in modo che la scuola in qualche modo non solo colmasse le loro lacune di contenuto, ma in qualche modo li aiutasse, li spingesse anche a diventare persone attente, a non accontentarsi di quello che leggono sui libri, ma in qualche modo riflettere e a chiedere sempre spiegazioni, e non accontentarsi di spiegazioni che in qualche modo vengono date senza una prova, un'evidenza alla base. Quindi questa è la tappa finale successiva, l'incontro con lo storico, l'incontro con lo scienziato, sono altri due momenti significativi, no? Far capire loro come lavora uno scienziato nel suo ambito è un altro aspetto interessante. Abbiamo lavorato su Galileo, abbiamo lavorato sul metodo scientifico, quindi questo altro aspetto è un aspetto che in qualche modo ha completato questo percorso, ma l'idea che appunto bisogna partire da qualcosa di concreto, bisogna imparare a leggere in modo critico, senza accontentarsi, per poi arrivare ad avere un atteggiamento critico nei confronti del proprio avvenire, del proprio futuro. Questa è la cosa che ci interessa e ci preme in assoluto di più. E pare, insomma, che loro non siano degli studenti che in qualche modo bevono le lezioni e si accontentino semplicemente delle spiegazioni, vogliono venirne a capo e vogliono saperne di più. Il progetto è documentato tutto qua sopra, l'indirizzo è sul nostro sito della scuola e trovate tutte le fasi, tutte le attività, esattamente come nella presentazione. C'è la descrizione, le finalità, gli obiettivi e tutte le competenze declinate per ogni attività che ha presentato Federica, sia le competenze cognitive, che quelle di contenuto, che quelle legate più al contenuto, che quelle digitali, declinate nelle tre aree che abbiamo visto all'inizio.
guardate oltre. Li abbiamo tramortiti. Sborare di bere un quarto d'ora. Li abbiamo tramortiti. No, assolutamente. Io ho un po' di domande. Mi facciamo stare ancora un po'. No, a parte, poi almeno alcune proprio sull'attività, ma a me colpisce un po' questo fatto che mettete su delle attività in cui chiediamo, ci metto ogni tanto anche il nostro lato, una didattica attiva, poniamo delle sfide, facciamo fare tutta una serie di attività di condivisione, approfondimento, siate coinvolti.